Un saluto videogiocatori, bentornati, bentornati qui sul canale, bentornati, ebbene sì, anche su For Honor. Esatto, bentornati, abbiamo fatto la live proprio poco fa e ho continuato un po' a giocare perché, niente, vi voglio portare quelli che sono stati due miei match che mi hanno entusiasmato tanto, cercare di portarvi un po' quelle che sono anche le mie impressioni o le caratteristiche, per esempio dell'Orochi, che è attualmente il personaggio che amo più utilizzare. Allora, questo primo round inizia appunto contro un berserker, ma boh, si mette a fare il gradasso e a fare gli emote. Mario non aveva neanche tanta esperienza, anche se comunque era un livello 5 come me, e non si capisce bene, forse la lascia vincere, non lo so cosa cavolo gli sia venuto per la testa, e con l'Orochi, tac, giustizia. L'ho giustiziato e niente, ho portato a casa il round. Vedete che l'Orochi non è difficile, non è facilissimo da usare e però è molto agile, quindi ha una buona velocità, anche se il berserker è molto veloce, ma il plus dell'Orochi, per quello che ho potuto provare, è quello di rompere bene le difese e di interrompere quelle che sono le serie di attacco. Riesce a farlo molto bene. Vedete che qua, per esempio, vado a parare quelli che sono i colpi del berserker, che sono molto veloci uno dietro l'altro, e riesco bene a controbattere, comunque a difendermi, a mantenere la pelle attaccata al corpo. Che brutta immagine. Vedete che, per esempio, qua queste serie che fa il berserker, molto fondamentale, poi qua vi faccio la fatality, non mi ricordo come si chiama, è molto molto importante conoscere i pattern di attacco degli altri personaggi. Per questo è importante giocare con più personaggi, quindi provarli, oppure comunque fare esperienza con tanti tipi di nemici. Perché avete visto che, per esempio, il berserker fa quella serie di attacchi laterali e poi riesce a concatenare con attacchi dall'alto con quelle accette che sono molto veloci e sono difficili da bloccare e da interpretare. Comunque, questo anche il secondo round me lo sono riuscito a portare a casa, e in questo terzo round vedete lui usa quasi tutta la stamina per fare una serie di attacchi che io riesco in extremis a parare, poi lo chiudo. Anche questo, gli ambienti sono molto importanti, rompo l'attacco, avete visto come ho rotto l'attacco, me lo rompo anche lui, glielo rirompo di nuovo, la difesa e attacco, controbatto, tac, e porto a casa il round. Avevo pochissima energia, lui era pieno, eppure sono riuscito a portarmi a casa il terzo round del match. A questo punto abbiamo deciso di andare avanti, almeno io ho deciso di andare avanti, non lo conoscevo questo avversario, anche lui ha deciso di continuare, non mi ricordo che secondo personaggio ho preso. Raggiungo il livello 6, però vedete che a grandi linee questi che sono i fondamentali dell'attacco possono tornare utili. Poi io vi ripeto, non sono assolutamente esperto e sfido chiunque ad esserlo, perché pur giocando magari tante ore alla beta, io non è che ci abbia giocato tantissimo, però insomma le caratteristiche, le abilità eccetera eccetera sono cose che poi verranno sbloccate salendo di livello, comunque magari col gioco completo. Vedete che io un po' ho giocato con tutti, non tantissimissimo, però l'Orochi è quello con cui mi trovo meglio. Un deficit, una difficoltà nell'utilizzare l'Orochi sta nella difesa. Attenzione, perché? Perché nel momento in cui andate a fare la parata, adesso vedete che l'avversario è sempre lo stesso e utilizza di nuovo il berserker, e qua lui cambia un po' il suo stile di gioco. Io inoltre, torno poi dopo all'argomento, sbaglio a fare cosa? Carico della mia vittoria appena ottenuta, guardo l'ambiente di gioco e vedo che siamo su una zona dove si può anche buttare giù un nemico. Esatto, quando rompi la difesa puoi scegliere una direzione di dove buttare il nemico, e se lo butti giù vinci il round. Il problema è che se mi sono concentrato troppo su quello e ho preso un sacco di botte. Comunque, tornando al discorso della parata, vedete che l'Orochi, nel momento in cui andate a fare la parata, voi muovete la levetta analogica a destra, e nel momento in cui muovete, vedete che si riduce, guardate, riduce automaticamente di poco, un po' alla volta, neanche così poco, l'intensità della difesa. Vedete che lui riesce comunque a farmi il culo. Quindi
Non serve mettere la difesa, per esempio, a destra e lasciarla là e rimarrà sempre là. No, ci vogliono i riflessi per riuscire a capire e a tempestivamente a mettere la difesa nella zona giusta. Qua cerco di partire un po' in maniera più riflessiva. La zona è molto chiusa, è molto stretta. Ho visto che lui sullo stretto comunque andava più in difficoltà e quindi cerco di portarlo verso il muro. Lui controbatte, io mi difendo bene. Riesco, si avvicina vicino alla scala, è sempre un punto di difficoltà, perché un altro degli aspetti fondamentali è tenere conto dell'ambientazione. Quando sei spalle al muro, spalle al fuoco, spalle degli oggetti, questo probabilmente è anche un problema un po' del gioco. Gli elementi a schermo, vedete qua che serie che mi mette giù. Io riesco a pararmi in extremis alla fine, controbatto, attenzione, pochissima vita, finisce la stamina e lo trituro e porto a casa un round fantastico. Stavo dicendo, gli elementi a schermo, una volta che ce li avete alle spalle, vanno un po' a rompere le palle nella visuale, perché si mettono un po' fra voi e l'avversario. E anche questo, che magari è un problema, può essere utilizzato come strategia, diciamo, mettere il nemico alle spalle lo mette in difficoltà sia perché non si può muovere e sia perché ha un po' di difficoltà. Qua sbaglio completamente, vado per, vedete, ho appena fatto, ho cercato di rompere la difesa per discorso di buttarlo giù verso destra, mi deconcentro completamente, cerco il mio obiettivo, vedi, provo di nuovo a rompere la difesa ma vado a vuoto perché devi essere molto vicino. Qua ancora più galvanizzato dal fatto che fosse vicino al ciglio, ci provo, qui riesco ma sbaglio e non lo butto verso destra ma lo butto semplicemente verso indietro. Lui sulle scale gli viene dritta bene questa serie, la sua solita serie che praticamente mi ha fatto per tutti e due i match, ovvero asciate da sinistra e una serie da sopra. Io avevo già poca energia perché avevo sbagliato all'inizio e mi fotte proprio allegramente. Quarto round, stessa cosa, io cerco di correre verso il ponte, siamo 2-1, cerco di correre verso il ponte e non mi accorgo, cerco di metterlo alle spalle, cerco di fare in modo di buttarlo giù. Ecco, vedete, secondo me fissarsi troppo su una strategia è sbagliato, così come andare in maniera troppo irruenta. Perché deve essere molto, secondo me, un approccio più riflessivo, un po' più strategico. Capisco all'inizio. Secondo me all'inizio bisogna sempre dare... Vedete qua, ci provo e ci riesco. Riesco a dargli la buttata verso... Rompo la difesa e lo butto verso sinistra e cade giù. Quindi qua riesco nel mio intento finalmente perché volevo farlo. Però diciamo che secondo me non è la strategia giusta. Difatti ho perso svariati round in questa maniera. All'inizio del round correre verso il nemico probabilmente all'inizio, perlomeno nei primi round, fa capire che siete abbastanza temerari e quindi forse questo fa un po' impaurire, fa un po' mettere un po' di timore all'avversario, quindi questo può essere utile all'inizio, ma poi un approccio molto riflessivo è molto più utile. Vedete qui riesce a mettere a segno una buona parte di quella solida routine che fa di attacchi, vedete, sinistra, sinistra, non riesce a fare quelle verso l'alto. Io cerco di ripararmi, mi riparo, anche qua ce la fa, riesce comunque a buttarmi giù la serie iniziale da 3. Qua lo deconcentro malissimo, un po' di fortuna anche ammetto, devo dire la verità, e riesco a portare a casa il round e mi sembra anche il match, assolutamente sì, anche il match, perché da 2-2 andiamo a 3-2. Ecco ragazzi, in questo si può riassumere un po' quello che attualmente per me è For Honor. Molta strategia, molta riflessione, ma tanta soddisfazione se vincete e non bisogna mai arrendersi nel caso in cui perdiate, perché è tutto allenamento. Comunque mi sta piacendo veramente molto. Grazie per la visione, ci vediamo al prossimo video.